Dopo il sisma che ha devastato parte del centro Italia, la questione dell'adeguamento antisismico preoccupa e fa riflettere. Negli scorsi giorni dalla Federazione Nazionale dei Lavoratori Edili era stato lanciato l'allarme. In provincia di Salerno sarebbero a rischio 23.000 studenti che frequentano scuole di ogni ordine e grado del territorio. A Nocera Inferiore le scuole cittadine sarebbero antisismiche e quelle che erano già edificate hanno retto al sisma dell'80. Ma c'è da dire che le normative in merito sono mutate negli anni. Dovrebbero quindi ora essere programmati dei controlli per una rinnovata verifica. A Pagani si è proceduto al controllo generale degli edifici scolastici di competenza comunale. Le scuole del territorio sono state interessate da indagini approfondite affidate a professionisti circa la staticità degli elementi strutturali, come ad esempio i solai, e non strutturali, come le controsoffittature. I risultati di tale indagine sono tutti positivi, aveva spiegato il sindaco Bottone. E sul fronte università è il rettore Aurelio Tommasetti a spiegare che l'Ateneo Salernitano, con il suo Dipartimento di Ingegneria e con l'ufficio tecnico, ha pianificato e realizzato nel tempo una serie di verifiche antisismiche sugli edifici dei campus di Fisciano e Baronissi. Dunque, ribadisce, l'Università di Salerno è un Ateneo sicuro. Le attività di verifica hanno previsto indagini in loco e analisi di carotaggio sismico. In particolare, presso il campus di Baronissi sono stati realizzati interventi di adeguamento sismico, di riqualificazione degli impianti sportivi, lavori di ricostruzione complessiva dell'intera area laboratori. Costruire edifici intelligenti con prestazioni antisismiche è il principio ispiratore anche delle residenze universitarie già attivate nelle frazioni di Penta, a Fisciano, e dei nuovi alloggi in fase di costruzione in zona Mariscoli. Per entrambi i complessi, infatti, è stata impiegata la tecnologia degli isolatori sismici.